Ciao belle, Marcello Mastrantonioni, fotografo d'alta moda. E niente, volevo passare da voi e dire bella ciao, darti un bacio francese, no? E di dire una bella notizia, ma non bella, diciamo. Sono stato a un funerale l'altro giorno del mio fratellino gemello Max Mastrantonioni. È vero, è morto. E perché? Perché era mio fratello, ho dovuto andare al funerale, no? È normale. Però è triste che è passato così, così soddenamente, così istantaneamente, in un giorno l'altro era vivo, ero fumando, ero bevendo troppo. Il giorno dopo morto, poi vivo per un paio di minuti, poi morto e poi vivo, eh? Ho pensato che è tornato, poi morto cane. Che triste, no? È morto a casa sua, cioè casa mia, del mio bagno. E medicalmente mio amico medico Rodrigo spiega che è morto di un cuore rotto, un cuore crollo in due. Non si sa perché, no? Perché questo cuore delicato, questo cuore debole, perché si è fermato così da un minuto all'altro, poi altri minuti, cioè capisci la storia. Era istantanea, però era scocciante perché durava dei minuti, questi alti e bassi di emozione. Dai, se morti poi non fare la dramma, no? Non fa pensare altri che non stai morendo. Se muori, fallo per bene, eh? È tipo di produzione di teatro, fallo per bene. Sono triste, sai, io piango delle volte perché pensando della sua vita fallita, della sua vita metà della mia, no? Della sua vita metà sexy, metà bella, metà cioè ha avuto soltanto una frazione delle fotomodelle bellissime che ho avuto io, e questo, per me questa è la tragedia più grande che non ho vinto la vita, la dolce vita al Massimo. E ironicamente suo nome era Massimo, Max era un acronimo per Massimo. E secondo me la causa della sua morte non era che io ho rubato sotto il suo naso una filippina bellissima la notte prima della sua fine, diciamo. E non era che io, dall'incienziato, da Marcello Moto, il giorno stesso della sua fine. No, neanche quello. E neanche che io ho ritirato tutto tipo di supporto fraternale, finanziario, emozionale, no? Familiare da lui. Perché? Perché lui ha criticato mia camicia. Lui diceva, quella non è stirata, vedi quella qua, non è stirata, diceva Marco. Ma come osi? Come osi dire quello a me? Perché la mia mamma, e anche la sua mamma, viene ogni serata alle 6, esatto, per stirare tutte le mie camicie. Dire che lei non ha fatto quello che deve fare è un insulto, non soltanto a lei. Non soltanto a me,
ma alla mia alta moda. Questo non c'è scusa per questo tipo di insulto, ma neanche quello era la causa della sua fine. Secondo me la causa è i haters online, che non si fregavano nulla dei suoi video. Quante visite ha avuto? Niente, 50 persone, no? Mentre io sono amato, sono desiderato perché tante, tante belle donne, belle ragazze, dappertutto. Lui non era voluto, non era desiderato, non era bello come me, vero? Non era sexy come me. Comunque, lui meritava un attimino di rispetto, no? Di non, cioè, di non guardare il maestro Antonioni, perché lui era maestro Antonioni, lui era neanche la metà di me. Comunque era maestro Antonioni e lui meritava di più la vita. Quindi è morto. È finita la storia, no? Adesso che è morto, e via, diciamo, non torna più, secondo me. Allora, bisogna andare avanti, no? Bisogna non pensare, non piangere più. Io pianto anche minuti prima di fare questa presentazione. Pensavo della sua funerale, no? Della festa che è seguito questo funerale. E c'era questo fotomodello stupenda, mamma mia. Io volevo andare con lei. Ma lei ha detto, ma non posso andare con te stasera, Marcello. Stai, hai perso un fratello, no? Ma va. Lui, cioè, io ho detto, lui non si frega nulla se noi facciamo, no? Facciamo l'amore anche qua. Chiesa, lui non frega niente. Comunque lei era, no, lei si è uscita arrabbiata e per questo piango, sai, perché era stupenda. Io non so, mamma mia, comunque è triste quella, no? Dai, non pensiamo più di quella sfortuna, che era colpa lui, no? Sì, lui non è morto. Così io no, niente, non siamo più la vita, questo è un consiglio. La vita è per quelli che vivono. Pensa soltanto a te, non agli altri. Che ti frega gli altri, devi seguire le tue esigenze immediate sempre e soltanto se vuoi vivere una vita che vale vivere. Quando io non ci sono più, sai cosa diranno le fotomodelle? Mamma mia, ha fatto bene l'amore lui. Mamma mia, era bello. Mamma mia, era sexy lui. No? Quanto mi manca. E questo era vita ben vissuta. Niente, vado a uscire e devo fare l'amore nella fontana di Trevi stasera. Così per un caprizio. C'ho una svedese che mi sembra la amica Eckburg, e faremo un reenactment, come dicono i francesi e gli americani, non so chi, della dolce vita. Ok, allora un bacio francese a tutte le mie amanti.